Ma buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno. Oggi parlo di un argomento che mi sta a cuore, oltre che essere utile, perché è lo scopiazzamento. Quando vuoi fare qualcosa, vuoi mettere un commento, vuoi avviare un'attività, non sai quello che fare e trac, mi parti di copia e incolla. Copia e incolla è la moda del momento e probabilmente è il male del secolo perché uccide la tua creatività. Senza troppi giri di parole, mi sta a cuore questo argomento perché sono vittima di un copia e incolla incredibile. Ovviamente non solo io, tutte le persone che mettono la loro trifola sul mondo del web e fanno un lavoro di qualità. Che cosa succede? Creano testi, creano immagini, creano progetti e c'è sempre quello che glieli prende, insomma. Facendo finta di niente o comunque sperando che non venga beccato. In realtà, oggigiorno esistono così tanti tool per vedere come è stato preso una tua risorsa, quante volte compare il tuo nome, se compare, via dicendo, che è impossibile non scoprire colui che commette il grande reato. Più delle volte mi viene da sorridere quando vedo che persone copiano o addirittura rubano la mia grafica, i miei testi, le mie idee, perché io lavoro molto con queste energie di frequenza, quindi un po' l'essenza tu non la potrai mai rubare. E quindi mi viene da sorridere. Altre volte invece bisogna intervenire in modo un po' più incisivo, dato che si toccano dei progetti estremamente delicati. Fatto sta che all'interno di questo video non ho proprio voglia di parlarti del problema della copia, né tantomeno farti una ramanzina, soprattutto se stai vedendo il mio video e sei colpevole di plagio, di aver rubato qualcosa a me o a qualcun altro. In realtà no. Voglio dirti qual è e com'è il modo sano di copiare, perché sì, amico mio, esiste anche il modo sano di copiare e non è solo sano, è anche opportuno valutare questo modo. Nei periodi in cui ti senti bloccato, stressato, non sai quello che fare, dire, scrivere e così via. Allora, si parte dal presupposto che il modo sano di copiare non si chiama propriamente copia, ma è una sorta di modellamento, è una sorta di simulazione di quella personalità. Te lo dico subito, partiamo dal presupposto che per modellare qualcuno devi avere qualcuno a cui ispirarti. Questo può essere una persona, un personaggio della tua nicchia, che ti piace, che ti ispira, che segui ossessivamente e compulsivamente. La prima cosa che ti consiglio di fare è chiederti se tu, nel fare quello che fa lui, trasmetti le sue stesse energie. È molto semplice, senza cadere in discorsi troppo aulici o comunque esoterici. Pensa al mondo delle barzellette, ok? Se Gigi Proietti racconta una barzelletta, il 98% della sala si sganascia dalle risate. Se la medesima barzelletta la vado a raccontare io, che cosa succede? Che nemmeno io rido. Perché il contenuto è lo stesso, gliel'ho copiato, gliel'ho preso, ma che cosa mi manca? Mi manca la presenza scenica, mi mancherà il tempo comico, mi mancherà una metrica, una gestualità e poi tante cose che magari ora mi sfuggono perché non sono del mestiere. E la prima cosa che devi fare è capire queste discrepanze. Cioè, tu copi quella persona, ma se poi non hai un supporto che ti aiuti appunto a spingere quello che quella persona trasmette, lo capisci che puoi diventare goffo? Prendi coscienza della diversità di energia. Per esempio, puoi registrarti mentre racconti una barzelletta, poi vedi come la racconta Gigi Proietti e su schermo vedrai come l'hai raccontata tu. Comincia a capire le differenze tra te e quella persona. Dopodiché puoi iniziare ad assorbire l'aura di quella persona, che non è una sorta di vampirismo energetico, per carità di Dio. Assorbire l'aura significa circondati del mondo di quella persona. Puoi cominciare a fare delle stampe della sua immagine e attaccarle a muro, così come se ha un profilo social, Facebook, Twitter, Instagram. Puoi cominciare a visitarlo ossessivamente e compulsivamente, vedere che genere di video pubblica, che genere di frasi pubblica, vedere se ci sono film, se ha scritto libri, buttarti completamente nel suo mondo. Quello significa assorbire l'aura, cominciare ad assorbire qualche energia. Se tutto va per il meglio, noterai
che dopo aver assorbito l'energia, quindi esserti messo in queste frequenze, non avrai nemmeno bisogno di prendere l'intero processo. È questa la differenza tra la copia e il modellamento. Tu nella copia mi vai a prendere in modo acritico, tutto attaccato, acritico, il processo. Non lo capisci? Nel modellamento invece tu ti sei modellato su quella persona e non prendi assolutamente il suo processo, ma puoi prendere delle percezioni, delle ispirazioni, anche perché nella copia rischi la fregatura, amico mio. Mi viene in mente il mondo del marketing. Come fai a copiare il processo di marketing di una persona quando non sei quella persona? Non sai i risvolti aziendali, non sai cosa c'è sotto l'acqua, quindi rischi di prendere solo la parte visibile e di fare un grande flop perché non sei a conoscenza di cosa si muove appunto sotto il pelo dell'acqua. Se invece del processo assorbi lo stato, quindi prendi un'idea ma poi la rimodelli su te stesso, sarà una differenza abissale, gigantesca. E non risulterai nemmeno goffo e un pesce fuor d'acqua. Il modellamento è importante, soprattutto se sei una persona che deve buttare costantemente fuori contenuti per lavoro o comunque per una sorta di passione hobby. È utile perché molto spesso noi abbiamo dei veri e propri blocchi creativi e appunto il modellamento ci permette di ovviarli. Solo questo? No, non esiste solo il modellamento per sbloccarti. Esistono tanti altri metodi, anzi ti lascio direttamente un link con 12 metodi per sbloccare la tua creatività, ma il modellamento è molto utile perché serve a copiare in modo sano qualcuno senza andare né a naufragare, perché poi naufraghi se lo copia criticamente, né tantomeno a muovere energie negative.